Benvenuti a Compila, quindi va. Here we are. Bonsoir. Non sento la music. Si è fermata la music. Ora è ripartita la music. Mamma mia, che luce che fa questo. Poi non ho regolato la cam. Praticamente sto riflettendo luce tipo ginocchio con... Vabbè, c'è poco da fare, sono... Ciao Giotto Geno, non mi ricordo, sicuramente è già partecipato perché di solito lo scrive quando... Però non ricordo quando, in che live. Pensavo che stasera fossero tutti in ferie, tutti in vacanza. Anzi, ne ero quasi sicuro, visto che manca poco ad agosto e... Io ho già fatto le vacanze, mannaggia. Ho la cam che punta un po'. No, forse andava bene come era. Mico è calda. La webcam incandescente. Come la va? Non so chi c'è, so che c'era qualche assenza importante perché ce l'ho avuta anticipata via chat, ma cose che succedono. Però ho detto via, facciamo un po' di live, anche se oggi è una giornata campale, perché dopo 8 ore di corso erogato su Node.js, MongoDB, a cui si aggiunge farmi scarrozzare purtroppo, perché ho preso una buca malefica con la macchina, andare a recuperare la macchina col cerchione rotto mentre cercavo di arrivare in palestra, e poi una volta in palestra la live, la cena. Oggi è una giornata veramente full e dovrei anche andare a letto presto, che domattina mi alzo presto sperando che non mi abbandoni la gomma durante il tragitto, perché devo fare una trasfertina. Quindi insomma, serata ideale per un esorcismo, come direbbe appunto il diavolo del film dell'esorcista. Ma vabbè, teniamo botta, facciamo, però vabbè, una live leggera, perché tanto una cosa che dovevamo fare è dare un'occhiata a questo web framework Astro, quindi questo è un po' il programma della serata. Adesso vado a vedere se avevo anche qualche news da comunicare, ma magari me la tengo per la prossima live se non è troppo urgente. Beh, c'era il Coding Bootcamp, che forse può essere interessante. Vediamo la data, va dal 14 al 18 agosto, c'è tempo, quindi me lo tengo come news da guardare magari per la prossima volta. Free licenses, Academic Edition, ok, lo tengo per la prossima volta, via. Così abbiamo anche un po' di altre notizie, perché sto aspettando un po' di cose che diventino mature, come si suol dire. Poi ad agosto non lo so, adesso vedrò un po' che seguito c'è, quanta gente è collegata, però se vedo che molti sono in ferie magari mi riposerò anch'io facendo il calendario per l'autunno, quindi del canale, quindi vediamo un po' cosa riusciamo a fare. Stasera giustamente sono tutti in vacanza, mi sembra più che giusto, anche perché onestamente ci sta col caldo che c'è, hai visto il periodo, è giusto andare in vacanza. Quindi non so se ho dei suoni per mi devo mettere il suono di vacanza, Gisbonzo, mi ha preso una vacanza, quindi no, non ce l'ho. Sono alcuni che non mi ricordo. Ti diverti col nostro tempo, bravo, complimenti. Ah ok, questa adesso me la ricordo, non li uso quasi mai suoni, quindi a parte developers, oppure questa che ci sta a pennello. No caro, chi sa fare sa capire.
Ma che cazzo di proverbio è? Esatto. Ok, quindi programma della serata, andiamo a vedere. Esploriamo il web framework Astro, che è un web framework che secondo me è molto interessante. Io ne ho usato una versione che non era aggiornatissima, nel senso che so che ne è uscita poi una un pochino più a 2.0, quindi poi avevo fatto un upgrade ma non avevo approfondito più di tanto le novità che c'erano, anche se c'erano un paio di novità interessanti. Quindi è alta la musica, ma non avendo le cuffie non lo so, adesso la abbasso un pochino così sono sicuro. Quindi mi apro subito un browser e vado direttamente sul sitarello di Astro Build. Cambio anche la schermata così vado in screen più cam. Ok, perfetto, così ci abbiamo che c'è il sito ufficiale di Astro. Di cosa si tratta? È un all in one web framework, lo dicono tutti, quindi è un framework progettato per costruire siti web. Ok, questo direi che non è una novità. Io l'avevo usato perché ho usato strumenti simili, ad esempio Yugo, che ha il suo sito Go Hugo, perché è fatto in Go. The World Fastest Web Framework for Websites, che è un tool fatto in Go con supporto ai temi, con un po' di feature. Qual è l'idea dietro questi tool? Come dire, la nuova moda, dopo le pagine generate dal server, le pagine generate sul client con dati del server, ci sono pagine statiche generate con questi programmi. Cioè il concetto è che si preparano delle pagine che fungono da template o delle pagine di contenuti che possono contenere del codice, e quello che fondamentalmente si ottiene da questi framework, ad esempio in alcuni casi anche delle pagine in Markdown, si fanno dei file .md in Markdown. Questi tool che cosa vanno a fare? Si vanno a prendere questi file, li predigeriscono e li vanno a come dire, generare i file statici del sito, quindi file effettivamente dei contenuti. Quindi in realtà questi tool sono programmi da lanciare quando vengono lanciati, o in modalità sviluppo o quindi dormienti, diciamo, vanno a rigenerare il sito, comunque si mettono in modalità di sviluppo, in modalità di build finale, vanno a produrre i file di un sito statico partendo da dei file che sono o file HTML o file con all'interno, come dire, del markup più delle parti di codice, o anche banalmente una cartella di file Markdown che vengono convertiti in HTML e diventano fondamentalmente delle pagine. Quindi uno potrebbe dire, sono adatti ad esempio siti istituzionali, magari dei blog, magari uno potrebbe dire ok, ma se non ho DB dietro devo fare un blog post, come faccio con questi siti? La cosa interessante è che intanto essendo statici, molti provider tipo su Azure, ma ce ne sono sicuramente anche altri, vi consentono gratuitamente di pubblicare degli static website. Cioè se il sito che dovete pubblicare non ha bisogno di .NET, di un linguaggio lato server, di PHP, non ha bisogno di una gestione particolare, ma semplicemente sono file statici, quindi HTML, fogli di stile, JavaScript, questi tool, Hugo, vabbè, è scritto in Go e ha le sue convenzioni, ha il suo modo di funzionamento. Astro invece si basa su Vite, mi sembra che sia l'ultimo performance comparison. In termini di performance praticamente lancia fondamentalmente un tool con Node.js, mi pare di capire, che va a elaborare le nostre pagine, esegue il codice e produce anch'esso dei file statici. Quindi se io ho un sito e voglio fare un nuovo blog post, non avendo un database, avendo file statici, tecnicamente uno potrebbe dire come faccio a farci il blog se non ho una pagina in cui andare a mettere il mio, come dire, con una maschera dove metto i dati del mio nuovo post. Il nuovo post finisce su DB e a quel punto da DB viene preso e mi vedo il nuovo post sul blog. Se ho solo file statici, non ho un supporto dato server, non ho un database, questa cosa non la posso fare.
In realtà ni, perché c'è un altro approccio, ovvero qual è? Non è quello di tossire, ma l'altro approccio è quello di dire: aggiungo un file in una cartella di questo sito e automaticamente, eseguendo il programma Astro, Yugo o quello che è, ottengo una nuova pagina relativa al nuovo post del blog. Quindi fare un blog post significa fondamentalmente creare un nuovo file che poi verrà convertito in una pagina da pubblicare, però non è pubblicata al momento, quindi uno potrebbe dire: me la vado a caricare manualmente, aggiorno i file del sito e ho il nuovo blog post. Però è molto manuale, molto tedioso come tipo di approccio. In realtà anche questo va considerato sotto una luce diversa, ovvero nel mio sito io posso lavorare ad esempio con Git, cioè posso avere la mia cartella dove fondamentalmente all'interno ho il mio sito, quindi ho la mia versione che sta anche magari su GitHub, su un progetto pubblico, privato, quello che voglio. Creare un blog post vuol dire copia e incolla una pagina, magari molto simile, tant'è che anche gli articoli dei blog di solito vengono fatti con un copia e incolla, e mi vado a, in un certo senso, vado a fare che cosa? Vado a creare una copia, vado a creare il mio blog post, quindi fondamentalmente sto modificando il sito. Questo vuol dire che su Git risulterà che c'è un file nuovo rispetto a prima. Nel momento in cui ho scritto il mio articolo, quello che posso fare, essendo collegato a Git e magari a GitHub, è dire: faccio la commit per creare la nuova versione del mio repository con la pagina aggiuntiva e poi faccio push per metterlo sul server. Quindi quel push fondamentalmente diventa il caricamento della mia nuova pagina su GitHub, e ci possono essere delle azioni collegate. Ciao Marco! Delle azioni collegate che partono e iniziano a digerire il sito, a generare in automatico i file statici e andarli a caricare fondamentalmente sul mio server di hosting, in modo che io poi possa, come dire, andarli a vedere direttamente sul sito. Quindi non ho un database, non ho una maschera per inserire nel mio post, però faccio copia e incolla di un file, metto il testo, quando faccio commit push, cioè gli dico: metto queste modifiche, non solo mi salvo le modifiche del sito, ma scateno la build che produce i file statici che lo vanno ad aggiornare. Quindi fondamentalmente è come se io aggiornassi dinamicamente un sito, ma in realtà pubblico una nuova pagina che è statica, e quindi c'è il discorso della cache, c'è il discorso dell'indicizzazione, visto che le pagine vengono scaricate dal server in maniera completa, e quindi c'è dentro il testo, ci sono le chiavi. Quindi il principio un po' di funzionamento di questi framework è un po' questo. Astro mi aveva stupito perché assomiglia vagamente a tanti tool che ho usato per sviluppo web, perché c'è un po' di JavaScript, però sembra un po' un ASP.NET per certi versi, cioè il codice che mettiamo in mezzo alle pagine e le modifica. Però ecco, c'è il vantaggio che non è codice che quando io accedo al server viene eseguito e mi fa la pagina, ma viene eseguito in fase di build, cioè è codice scritto per automatizzare in qualche modo la produzione di quelle che sono quelle pagine statiche da pubblicare, che possono andare quindi su qualsiasi server, cioè non ho bisogno di PHP, non ho bisogno di niente dietro. Ovviamente vanno bene per siti di un certo tipo, o comunque è anche vero che poi posso aggiungere script di codice invece da eseguire nel browser che scaricano dei dati, cioè non è che tutto JavaScript è in, come dire, in locale per la build, c'è anche il JavaScript che gira sul server, quindi abbiamo tutte le possibilità. Quindi io l'avevo visto e mi sembrava molto interessante, perché Yugo è carino, ma in un certo senso, come dire, questo è molto più interessante, è molto più web-like. Diciamo, Yugo è fatto apposta perché non conosco HTML, il file markdown, metto un filettino e sono a posto. Quindi fondamentalmente faccio un file che non è neanche HTML, è proprio markdown, quindi con markup semplice, lo copio in una cartella, gli do un nome, quando accedo a quel percorso vedo direttamente il file, perché il server è già preimpostato per lavorare in questo modo. Questo ha delle feature molto particolari su cui poi sorvolo, perché l'obiettivo era un po' capire
l'upgrade della versione 2, diciamo, come funziona, ripassarmelo un attimo, perché poi avrei voluto farci degli sviluppi sopra. Che ho il mio sito in Ugo, mi sarebbe piaciuto da Ugo passarlo, diciamo, ad Astro, perché comunque mi sembra che abbia una vocazione più ampia e mi piace di più perché è più developer e meno content, anche se Ugo è molto veloce, il sito diventa molto rapido, però questo è sicuramente interessante e ha delle ha delle funzionalità, anche le component tile, poi si possono usare diversi framework, integrare dei componenti tipo React, tipo, ci sono delle cose anche abbastanza spinte, però visit Astro New in your browser, play around, ci sono dei template, start your first project. Ecco, io volevo proprio partire da zero per ripassarlo assieme, quindi qui ci sono il portfolio, ci sono come al solito un po' di template, tanto per partire, dei framework, quindi React, Svelte, quindi ci sono Kitchen Sink, multiple framework, quindi il Kitchen Sink è come la ciliegina sulla torta nel nostro, come in italiano è, fa anche il caffè, ecco, quello è. E ok, volevo un attimo seguire un po' questa guida, quindi c'è Ugo, c'è Astro, ma c'è Gatsby, ce ne sono diversi di tool che fanno questo tipo di lavoro. Io parto da qui, getting start, così vedo un po' come si utilizza. E creare un nuovo progetto, npm create Astro latest, quindi c'è questo comando da lanciare, per cui vado su un path, vado in temp, mi faccio una prova di sitarello, giusto per sito demo, che ne so, qualcosa del genere. A parte che posso poi lanciare anche lo script, non capisco perché il terminale ha smesso di apparirmi nel menu col tasto destro. Lo devo riguardare, quindi ingrandiamo un po' così si vede anche in streaming. Vado su E, vado su temp e vado a lanciare il comando. Npm create Astro latest. Ah, mi ha copiato proprio tutto. Volevo solo questa parte, che è quella significativa. Ok, dovrebbe chiedermi forse come si chiama il progetto o qualcosa del genere. Vediamo che cosa combina. Allargo un po'. Need to install the following package, create Astro. Ok, to proceed, yes. Tra l'altro ogni volta che uso un tool per creare progetti, per fare una build, cambiano le mode, cambia il framework. Cioè su questi framework non c'è verso di rimanere fermi un attimino su uno standard che sia quello, ma c'è sempre una fervente, si cambia sempre di continuo, una roba che non ce la faccio. Allora, where should we create your new project? Launch secret initiated, former fireball. Ah, cioè si inventa anche il nome del progetto, se non lo dico. Quasi quasi lo chiamo così. How would you like to start your new project? Forse empty in questo caso, perché add your first page. Partiamo dal installation guide. Add your first page. Allora, vediamo, seguiamo il tutorial, che forse è meglio. Buonasera, mi sono permesso di sistemare una vecchia sigla di cartoni animati. Nel programmatore degli immensi cieli. Astro Robot, ci sono. Eccoli. Non si può non leggere senza cantarla, però infatti non la leggo, perché se la canto dopo già
faccio fuggire tutta Twitch. Twitch avrà un crollo drastico di gli utenti. Allora, along the way, checklist, looks great, I'm ready to start. Perché è già checkato? Forse l'ho già fatto in passato. Come faccio a eliminare dei cookie? Come faccio a sapere che l'ho già fatto? Sa roba, dove mi ha salvato questi dati? Perché vedo che ci sono già delle spunte, vuol dire che da qualche parte mi ha scritto forse in local storage. Dove hai salvato le... Ah, eccolo qua. Local storage clear. Vediamo se la checklist è ancora così. Ah, vedi che si è svuotata. C'è un errore sul sito di Astro. La stella di Astro. No, quella era un'altra cosa. Ok, quindi... Setup your development looks great. I'm ready to get started. Next page. About this tutorial, how do we use... No, quello lo so. Dove posso lasciare un feedback, dove posso lasciare... Vai. Unit 1, setup. Quindi quello che facciamo, creare un nuovo progetto, perfetto. Vabbè, GitHub lo lasciamo un attimo indietro. Prepare your dev environment. Quindi la cosa ovviamente che bisogna avere è il terminal, giusto per chi non lo sa e magari segue la live. Il terminal Node.js, quindi qui c'è il test Node.v che vi testa la funzione di Node.js. Quindi se si apre un terminale e si va a ingrandire Node.v 18.16.0, che dovrebbe essere una delle più recenti, se non la più recente. Qui c'è la 16, ma ok, siamo a posto. Se è più grande la 16, va bene, quindi il terminal ce l'abbiamo, compreso quello di Windows, il prompt, code editor, Visual Studio Code ce l'abbiamo. Facciamo una cosa, anche controlliamo... Ma l'ho usato oggi, mi sembra. No, forse oggi non l'ho avviato. Vediamo se è anche aggiornato, perché... No, oggi sì, l'ho avviato. Mi ha detto che c'erano delle estensioni che erano deprecate o deprecabili, come si vuol dire. Non ci sono update, ok. Allora è perfetto. Un po' troppo luminoso per i miei gusti, ma c'ho un LED che è peggio davanti, quindi... Quindi Visual Studio Code ce l'abbiamo. Quindi, which of the following is a code editor? Code editor è Visual Studio Code. Corretto. Online version control, GitHub. Vabbè, questo è banale, dai. Application for running commands, the terminal. Checklist for moving on. Posso accedere alla command line in un terminale. Ho Node.js installato, ho un code editor. Quindi create the first... cioè, questo tutorial comunque è fatto veramente a prova di... A prova mia, cioè a prova di... Stupido. Run the create Astro, ok, questo l'ho fatto. Navigate, ecco, to udent in template, cioè volevo capire un attimo, non si chiama tutorial, però si chiama, quindi lui mi dice empty, ok, quindi si sta copiando, cioè questa cosa bella di usare la console facendo degli effetti di grafica, invece fare un programma grafico. Ok, quando mi chiede vuoi installare le dipendenze, diciamo sì. Quando chiediamo se voglio usare TypeScript, gli dico no. Git repository, yes, in realtà poi gli dico no perché non voglio. Quindi lui sta copiando file per creare il nostro. Lo stavo per dire anch'io, quella della grafica, cioè che c'è il coso. No, perché secondo me è anche faticoso invece, però bisogna ammettere che ha un effetto ottico veramente. Quindi apriamo il progetto in Visual Studio Code, allora devo aspettare che termini questa torturina. Ok, install dependencies, yes. Anche qui non c'è yes al pallino, è una roba... Qui ci metterà un'altra mezz'ora perché NPM installerà 200-300 mega di package... È a prova di tutto il tutorial, no, infatti ti spiega anche come fare le... Vabbè dai, comunque chiaramente anche un po' per
effettivamente uno che poi si avvicina al web e dice voglio provare questo framework e capire un po' com'è lo sviluppo, non sai mai da che punto parte, e quindi in questo caso, quindi questo è un tutorial che crea un blog, mi pare di aver capito, da npm che scarica, già che ci sono, parlando di Frizzi e Lazzi, dovrei aver richiesto un contratto per una fibra più performante, quindi perché ho visto a Riccione c'era la Virgin nella festa dei 100 anni di... Vuoi TypeScript? No. No worries. Quindi è supportato da by default, vuol dire che se anche dico di no, cioè è supportato da default, quindi... Però mi sarebbe piaciuto provarlo, dopo magari lo vedo. Niente Git repository, sound good, liftoff confirmed, explore your project. Ok, quindi in tempo dovremmo avere... Avevo creato questa cartella demo, ma non me ne faccio nulla. No, ho visto che c'era, dicevo, la Virgin con Virgin Fibra, però non ho letto delle recensioni esaltanti, quindi mi sono... c'era un errore però. Request timeout after 1 minute. Però mi dice che è installato. Ha installato o si è andato in timeout? Vediamo. Tanto poi facciamo un npm start e quindi... Questo è troppo... C'ho già il LED che mi... Color dim, per favore metti un dark modern, grazie. Allora, file package JSON, abbiamo questa roba qui, abbiamo npm run start o npm run dev che fanno la stessa cosa, quindi nel terminal, anzi mettiamolo da qui così facciamo prima, aprimi un terminale qui dentro, grazie, e due punti cd ok, allarga, ok, npm run start che dovrebbe lanciare Astro Dev, quindi tu l'applicazione fatta in Node. Ciao dalla Polonia, mitico Pung, sei ancora in vacanza, che scandalo. A Polonia c'è una buona connessione, quindi c'è più fresco forse, quindi quello, quindi Astro started localhost 3000 use -host to expose alla network, vabbè non mi interessa, quindi localhost, quindi se ci faccio se ci sclicazzo, per usare un termine tecnico, qui dovrebbe partire l'home page di Astro. È minimal, però effettivamente ho preso il template vuoto, insomma, per non si sta benissimo e quindi non sei poi mai contento, cioè... Allora dai che ci aspetta un autunno di conferenze. Non saprei neanche cosa portare, quindi Astro porto, ecco, porto questo, la stella di Astro. Allora, qui scrive Astro, quindi qualcosa funziona, perché altrimenti mi farebbe un dito medio, quindi direi che, come dire, ci siamo da questo punto di vista. Torno nel tutorial, anzi facciamo così, attiviamo un Firefox Developer Edition per i developers, così mi tengo i due siti aperti. Dai, non farti rubare la CPU da OBS che è avaro lì. Qui c'è il mio tool, torniamo qui. Apriamo in WS. Io in realtà poi ho bruciato forse un po' gli step. Terminal, dev mode, run dev, run start, localhost 3000, vedo Astro. Ok, checklist. Posso fare un progetto Astro, posso lanciare il server, quindi posso andare a scrivere la mia prima riga di Astro. Make your first edit on your new website, quindi edit your home page. Navighiamo nel code editor a srcpagesindex.astro, quindi abbiamo la pagina, quindi assomiglia un po' a un'applicazione Angular, in public ci sono le risorse,
questa SVG che sarà l'icona, c'è Node Modules con tutti gli extra package che tra l'altro terrà 40 milioni di mega, vediamo quanto è grossa, con Astro, con Angular, per 149 mega anche meno, quindi va bene come... E in SRC abbiamo tutto il contenuto del sito. Io gli ho detto no TypeScript, ma lui mi ha messo il config, mi ha messo tutto, quindi va bene. Quindi, ma mi ha detto te lo tieni lo stesso. Ah, qui mi dà questa icona, perché in realtà dovrebbe già esserci... no, forse non c'è. Un supporto per Astro, in realtà l'hanno aggiunto anche in WebStorm, che mi piacerebbe vederlo in azione, in action. Forse lo devo anche aggiornare, perché c'è qualcosa di forse di nuovo da vedere in un WebStorm. Dovrebbe avere un supporto pressoché nativo, però qui non mi ricordo se ancora l'estensione c'è ancora l'estensione, forse sì, di Astro installata. Sì che c'è. Language support for Astro, quindi c'è un'estensione diciamo official, perché è distribuita da Astro Build, quindi distributore ufficiale, per poter lavorare con questo in Visual Studio Code. Quindi però in WebStorm c'è un update da fare, facciamoglielo fare. Adesso Ready News, no, non vedo novità, ma mi sembra che l'avessero già introdotto il supporto per Astro. Update and restart, tanto poi c'è una patch. Ah, c'è anche il plugin che avevo già usato, quindi update anche del plugin, aggiorna tutto, minimizza. Questo update non è importante, questo update non è assolutamente rilevante. Sto facendo il programma che minimizza, no vabbè, questa faceva cagare. Ok. Index.astro, quindi mi dice di aprire questa se non ricordo male. SRC pages e click to open the file. Questi sono i contenuti, perfetto. Edit the content of your page body, quindi vado qui, c'è Astro, ovviamente qui c'è il diff, cioè mi dice di aggiungere H1 my Astro site. Ah no, non aggiunge, toglie questo e mette questo. Title, vabbè, c'è una modifica un po' del manga, magari facciamo Welcome to my first Astro blog, visto che è un blog, aggiungiamo qualcosa in più, via. Dovrebbe fare l'auto reload, esatto, infatti abbiamo il reload, quindi questo c'è. Come va qui? Stai aggiornando? Stai facendo qualcosa? Boh, vabbè. Quindi diciamo che funziona. Check the browser and you should see your page content updated to the new text. È vero. Congratulations, you are a new Astro developer. Quindi ragazzi, la live è finita. Finita qui. E possiamo andarle. Fatto. Chiuso. Allora, ok, posso... fare le modifiche e vederle nel browser. Sono un Astro developer. Vabbè, story repository online. Ok, questa è la parte su GitHub che non voglio fare perché è una prova. Segno di sì, ma poi faccio il deploy. In realtà poi bisogna sempre vedere se Netlify ha ancora delle... Madonna, che è successo? Qui c'è lo schermo che si è ridotto, spero che voi vediate bene. Che è successo? Si è tutto cambiato lo schermo, quindi lo vedo tutto. A meno che non abbia cliccato qualcosa, non abbia messo un... Boh. Vabbè. Preview scaling, scale to window. Canvas. Scale to window. Bah. Sono passato per un saluto. Mitico Valerio, ma qui... Sei in vacanza? Vacanza? James Bond, se mi hai preso una vacanza?
impazzito OBS, ok, adesso è tornato normale. No, probabilmente mi vedete normale, ma io mi vedevo tutto schiacciato, mi vedevo più magro del solito, e quindi era strano. Ok, qui ci sono gli step in realtà per caricare il sito e configurarlo in modo da fare in modo che quando su GitHub viene fatto l'aggiornamento venga pubblicato in automatico su questo Netlify, che va a pubblicarvi il sito statico con un indirizzo, con lo username. Quindi è molto comodo da usare. Quindi test, voglio aggiornare la home page, quanti step, apro un terminale, faccio create astro, no, change made and edit, commit and push, e lui gestirà il resto. Correct. Cioè, quando voi fate il push, GitHub si accorge del push, quindi oltre a salvare la versione aggiornata fa partire un'azione che vi scatena il build di Astro per avere i file della build e li carica su questo sito, che poi fa da server e vi fa vedere il sito. Quindi, ma questo c'è anche su Azure, secondo me c'è anche su AWS, e generalmente sono gratuite perché non sono complesse per un po' di spazio. Posso vedere il mio sito online, sì, e quindi torno a fare il coding. Allora, pages, where are we now, where are we going? Creiamo le pagine con la sintassi Astro, aggiungiamo dei blog post con il markdown, quindi anche qui c'è un uso del markdown, stilizziamo con style e applichiamo degli stili globali sulle pagine. Quindi along the way, ok, vedremo le varie sezioni di un Astro file, mi ricordo vagamente perché l'ho proprio utilizzato, poi una volta finito ho chiuso e adesso mi sono proprio scordato tutto. Quindi creiamo la prima Astro page, quindi quello che abbiamo fatto noi è cambiarlo a un page, qui suppongo che ne andremo a crearne una nuova. Quindi lui ci dice vai nel code editor, vai in pages e vedi la pagina esistente, creiamo una pagina about.astro. Quindi vado qui in pages, faccio new file, scrivo about.astro, che ha la sua icona e ho la pagina vuota. Quindi che vuoi, che devo fare? Copiare dalla index ad astro. Allora mi dicevi, me lo dicevi, lo leggevo prima, magari facevo anche prima, perché bastava copiare il file, ma va bene, copio e incollo. Qua vedo che sta girando qualcosa, sarà partito, esatto, si è accorto dell'update e quindi fa il reload della index e fa l'update di about astro, quindi sta facendo l'update dei file statici che vengono prodotti. Qui ce l'ho ancora operativo, qua è pronto a ripartire, che poi voglio vedermelo anche con WebStorm. Ok, sì, va bene. Il tuo editor might show a solid circle. Ok, questo è perché c'è un autosave, ma io ho già salvato. Add slash about alla fine del tuo sito nell'URL. Però dentro non cambia nulla. Ah, ok, mi dice vabbè, vado a cambiare qualcosa, dai. Prima cambio, poi dopo copy. Però questo mi copierà tutto. Vediamo cosa mi copia. Infatti. Ok, allora andiamo qui. Incollo questa roba qui. Ok, togliamo My Astro Site, salvo. E se qui lui dice, se qui invece che nell'index andiamo in slash about, vediamo about me, My Astro Site, quindi ci aggiorna la scurquina qua, la pagina, quindi ok. E fin qui direi che anche il mio gatto potrebbe farlo, e quindi c'è questo. Uè, rete, non mi abbandonare. Vedo dei dropped frame, rete, non mi abbandonare. Sta oscillando troppo questa rete. Secondo me però è Twitch che... Allora, aggiungiamo i link di navigazione. Ok, quindi... Va buttati proprio così, va bene.
proprio qua sopra, così alla brutta, va bene. Spero di non essere andato offline, ma vedo che l'icona sta diventando giallina, gialla, quasi verde, rosso, rosso pompeiano. Mamma mia che sbalzi che fa. Ma che c'è stasera? C'è la rete. Stavo dicendo che comunque quando arriverà una fibra come si deve, forse smetterà di fare questi drop improvvisi di connessione. Quindi possiamo cliccare su questi link per muoverci. A differenza di molti framework, Astro usa lo standard HTML a Element per navigare tra le pagine chiamate anche root con traditional page refresh. Per forza un sito statico, quindi a meno che qui non sia rosso perché sta partendo un programma che dà fastidio, non so. Quindi about, home, devo aggiungerli anche qui però forse. Poi immagino che ci sia anche la possibilità di fare dei template. Quindi about, home, ok, a posto. Ma non l'ho mai appena aggiornato. 2023-2. Update and restart. Sbaglio, aveva già fatto un update, forse mancava un altro patch o qualcosa del genere, vabbè. Ok, quindi adesso riusciamo a navigare, perfetto. Next step, aggiungere una nuova pagina seguendo gli stessi step, ok. Blog.astro, ok, quindi io faccio, prendo questa about, la strascino con un più, fa about copy, io la chiamo blog, qui scrivo quindi blog, tolgo il titolo, tolgo questi paragrafi, metto un paragrafo, scrivo lorem ipsum, così ci viene un po' di testo, e vado ad aggiungere anche la pagina blog. Così la mettiamo più o meno dappertutto, così seguiamo la sua linea di principio. Quindi ok, ok e ok. Quindi qui dovremmo avere home, about, blog, home, ok. E fino a qui, no, non ho bisogno degli step perché sono stato bravo. Dovresti avere una bella però questa cosa che dice fai tu e poi se proprio non ce la fai fammi vedere gli step, giusto. Qua c'è about con uno slash in fondo, quello è strano, serve per forza? Tanto poi qui non c'è, non ci viene il... no, per venirci c'è. Se rimuovo questo slash in fondo, funziona lo stesso, quindi che diavolo serve, cioè questa roba qui. Oh, vabbè. Non so perché ha aggiunto questa parte che non serve. Quindi update the page content, blog Astro, ok, qui metterò i miei post, publish your changes to the web, quindi se avessi fatto il repository git dovrei fare la commit, la push. Ok, posso creare una nuova pagina, posso fare commit, su quello sono abbastanza tranquillo. Scriviamo il primo post in markdown, quindi il markdown è parte integrante di questo sistema, a volte è veramente sbrigativo e si fa molto meglio al... mi è venuta una sete bestiale, quindi adesso mi faccio un'autobeva mentre bevo. Che stava facendo lei? Io mi permettevo di bere un goccettino di acqua minerale. Bravo, bravo. Continui. Porti subito 25 bottiglie d'acqua minerale. Di quella marca. Era la terribile acqua Berthier, la più gasata del mondo. Beva. Beva.
Stavo pensando ai vicini cosa diranno, che ci sente. Allora, make a new folder, create a new post, quindi andiamo in pages post, quindi andiamo in realtà a creare una cartella qui in pages. Aspetta che l'editor è grande, cioè il codice è grande, ma non riesce a farmi, no, questo è sempre zoom view zoom in, cos'è, control shift più, ok, quindi control così si riduce un po', con lo shift invece aumenta tutto, no, con lo shift non fa niente, bene, perfetto, facoltativo, ma lo mettono per completezza, sì, giustamente, ma l'importante è che non, perché non è che mi piaccia tantissimo, però tanto, però non è neanche così rilevante, quindi qui sto ancora scaricando, ah ecco forse chi è che teneva, vabbè dai, installo un'altra volta perché vedo che ci stai mettendo una vita, quindi, e poi mi tieni la banda e non va bene, non va bene, quindi ho i miei dropped frame che se ne stanno andando, ok, quindi nuova pagina pages folder, quindi new folder posts, sembra plurale giusto, posts, esatto, aggiungiamo un nuovo file post1.md, quindi new file post-1.markdown, ok, look this page in your browser by adding post1 to the end of your URL, ah cioè tutto qui. Cioè abbiamo già un... no, dov'è il sito? Qui. Posts, post 1. Ma c'è una pagina bianca, forse perché non gli ho ancora scritto nulla. The end of your existing URL. Look in this page, ok. Note the different input quando c'è una pagina vuota e una che non esiste. Ok, quindi se provo la 2, not found, perfetto. Se provo la 1, non mi dice not found, ma c'è una pagina bianca perché ancora non c'è una mazza. Copio il seguente codice dentro la pagina. Quindi copiamo e diamogli una sgrufolata. Che cosa c'è? C'è il, come si chiama, il front matter, in Go si usa, si chiama così, che dice titolo, data di pubblicazione, URL, full astro logo, astro blogging, installing astro, c'è un po' di contenuti fatti in markdown, quindi si salvo, ok, qui viene giù il file, però se vado a vedere mi manca un po' di struttura questa pagina, perché manca il, però l'ha convertito in HTML, il che è interessante da questo punto di vista, sebbene manchi un po' la struttura, però ci sta, ok. Check your browser, dobbiamo vedere il contenuto della pagina, ed effettivamente è vero. Usiamo il DevTools, nota che sebbene non hai scritto HTML, il Markdown viene convertito in HTML, quindi puoi vedere heading, paragraph, list item e aggiungersi tutto il necessario. Linking to your post, nella pagina del blog aggiungiamo, vabbè questo è un po', va bene, andiamo nella pagina del blog, cioè in realtà poi qui, e ci mettiamo qui nel blog una lista dei link tra cui c'è questo post 1. Quindi quando clicco su post 1 arrivo qui, ok. Aggiungiamo post 2 e post 3. Ok, quindi copia. New file post-2md. Ok. E poi facciamo anche post 3. Nuovo file
post-3.md e abbiamo anche questa roba qui. C'è un link, un codice che è gigante, ma probabilmente si vede anche con meno, però ok. Quindi io a questo punto posso già scrivere qui post 2 e vedo questo, post 3 e vedo questa roba qui, post 1, bene, che era un po' più ricco. Come aggiungiamo il link, ok, quindi io c'ho, c'avevo già gli altri due, aggiungo questi alla pagina blog, perfetto. Così se vogliamo andare nel blog vedo il link a tutte queste pagine, post 2, post 3, ok, ci sono. Test your knowledge, content in markdown is converted to HTML. Checklist, posso creare un nuovo folder, posso creare dei file markdown. Capisco che markdown è un altro linguaggio come Astro e produce HTML nel browser, perfetto. Aggiungiamo contenuto dinamico, quindi dovrebbe essere possibile adesso iniziare a scrivere quello che è del codice, che però viene compilato sul momento, nel senso che lui puoi andare a eseguirlo per produrre la pagina statica, quindi non è codice lato server ma viene eseguito subito. Ogni file HTML è Astro Language valido, quindi però con Astro possiamo fare più dell'HTML regolare, ad esempio definire e usare una variabile. Quindi apriamo about.astro, che deve essere più o meno così, e aggiungiamo la seguente riga di JavaScript nel format script tramite le code fencer, i recinti del codice. Quindi lui dice metto qui page title, quindi andiamo nella pagina about, chiudimi le altre, grazie, e qui dove c'è il front matter, cioè il frontespizio, le code fence sono questi tre trattini che racchiudono l'area del codice, scriviamo un pezzo di JavaScript che crea una costante e gli assegna come valore about me. Page title is declared as never read, aspetta che adesso arriviamo, stai calmo, astrologo. Al posto di title astro facciamo title page title, ok. Guarda che testo anche le funzionalità del page del completamento. Avrebbe potuto funzionare meglio, ma va bene, questo dovrebbe con page title about me, perfetto. Quindi se io vado in about vedo about me perché c'è scritto così, se invece cambio il testo qui nel codice about myself, ah c'è il titolo in alto, ok, quello è cambiato, però andrebbe messo anche qui sotto title lì e title anche qui. Quindi con interpolazione stile Angular, ok, vedo cambiare il tutto, quindi interesting, interesting. Mi è chiaro. Quindi però lui gira subito e produce già la pagina definitiva con quel testo cambiato. Refresh the live preview, dovremmo vedere quello invece di Astro, ok. Invece di scrivere il testo abbiamo definito e usato una variabile, perfetto. Usando lo stesso pattern, creare un page title value, blog astro, update HTML this page in modo che il titolo matchi leading displayed on the page. Vabbè, adesso non vado a fare su tutte le pagine perché mi scoccia. Definisci variabili nello script usando JavaScript o TypeScript. Le variabili messe nel template all'interno delle curly braces, nelle graffe, dicono ad Astro di prendere il valore da JavaScript, quindi viene passato proprio da Node, viene eseguito direttamente per fare la pagina finale. Scrivi JavaScript expression, c'è questa identity, ah ok,
realtà vanno prese tutte. Questo è JavaScript che definisce un oggetto con questa roba tipo identity, questo array di cose, di skill. Quindi in about vado ad aggiungere anche quella roba qui. Ok, quindi ho page title, ho identity, ho skill. Come li vado a visualizzare? Quindi quell'oggetto identity è qualcosa che io posso poi andare a recuperare, tipo con questa parte identity first name, identity country, identity hobbies. Cioè, una volta che ho definito un oggetto con delle proprietà, come accedo a page title posso accedere a identity. E skill invece non è ancora usato, forse no, sono qua. Ok, ho usato le graffe per fare una generazione di template in quel punto e lo genera partendo dagli skill, che è un array di stringhe, fa il map, quindi converte il map. È quella simpatica funzioncina che consente di passare una funzione di callback a cui l'array originale manda ogni valore e noi restituiamo il valore che vogliamo usare al suo posto. Quindi partiamo con un array iniziale di skill, che sono un array di stringhe. Map vuol dire produciamo un array con quello che buttiamo fuori, ovvero buttiamo fuori per ogni skill un elemento list item con la sua, con skill come descrizione. Quindi interessante, c'è JavaScript che guida il templating proprio come nei linguaggi classici lato server. E qui viene fuori, le mie skill sono HTML, CSS, JavaScript, React, eccetera, perché sono in un array e lui mappa a ciascuna stringa, prima, seconda, terza e quarta, la restituzione di un elemento, di un list item con all'interno la stringa, quindi facciamo una lista. Carino, interessante, nulla che di innovativo se non fosse che questo sta eseguendo sul client per produrre la pagina finale. Quindi cosa ci portiamo via? Scrivo un astro template e come scrivere HTML, ma diciamo come scrivere HTML per il server, con è simile, è un po' un razor, un po' The from meta script contiene solo JavaScript, non contiene HTML, e possiamo usare tutti gli operatori moderni JavaScript in quella sezione. Però la, come dire, la visualizzazione, l'accesso alle cose con le curly braces, con le graffe, avviene solo nell'HTML. Quindi un file, il frontespizio di un file astro è fatto in JavaScript, submit. Oltre a HTML, la sintassi di astro include include markdown. Cioè, qui dipende da cosa si intende. Ah, forse dice... ok, sì, posso usarci JavaScript. Non è che i formati che posso usare, è che cosa posso utilizzare finalmente all'interno di Astro, ok. Why do you need to write in JavaScript inside curly braces? Vabbè, per far capire... quando hai bisogno di scrivere il tuo JavaScript nelle... quando sono in una HTML template section di un astro component, quando sto definendo il template. Quindi questo è abbastanza easy. Rendering condizionale degli elementi, puoi usare le tue variabili di scripting per decidere se mostrare o no elementi individuali. Ah, ok, qui ho messo tre variabili, finito, goal 3, happy a true, sempre qui dentro, sì. Quindi qui sto scrivendo del gran codice che però definisce fondamentalmente solo delle costanti che sono impostate a true e goal a 3, non so cosa se ne faccia. Aggiungi queste righe e controlla la preview. Le aggiungo in fondo così. Qui cosa andiamo a vedere? Che praticamente ci siano delle condizioni tale per cui il mio obiettivo è finire in 3 giorni. Perché? Perché happy è true.
sicuri, happy true. Quindi c'è un booleano and una parte di HTML, quindi se questo è true ci fa anche il resto, altrimenti non ce lo fa. Finished uguale, però finished è false, quindi questo non lo scrive. Questo invece non usa questa sintassi stringata, questo approccio, ma inizia a scrivere il mio goal, il mio obiettivo è finire in 3 giorni, oppure il mio obiettivo non è 3 giorni, quindi in base al valore di goal, se è uguale a 3, allora restituisce la prima parte, altrimenti la seconda. E fin qui, come dire, siamo abbastanza in linea. Aiuto, è arrivata l'acqua in faccia. Beva. Ok. Poi forse qui mi dà anche un'anteprima, sì, del valore. Ok, interessante. Chiaramente sono costanti, ma potrebbero essere variabili con il valore determinato con qualche criterio. Quindi commit your changes. Esatto, è simile. Diciamo che l'ho paragonato a Razor, che secondo me è più concretamente più simile. Però nessuno conosce Razor, nel caso di magari uno non lo conosce, perché è una cosa lato server per il momento, a meno che non si parli di Blazor e altre cose di questo tipo. Quindi ha una sintassi di template che è come il JSX, che è quello che si usa in React. Come usare lo script in HTML, guarda come è fatto in JSX, e quindi è un buon, sì, gli assomiglia l'approccio, quindi analizza the pattern. Dato questo script, per ogni astro template expression puoi determinare l'HTML che verrà inviato al browser. Clicca per vedere se sei corretto. Beh, qui scriverà Linux, quindi ok, paragrafo Linux. Student and I'm still in school. Student false, quindi fondamentalmente non scritturerà nulla. Esatto, non farà vedere nulla. Ho quantity più 8 paia di footwear, quindi di stivali. Quantity c'è ed è 3. Quantity più 8, non posso assegnare un valore a quantity, ma lo posso sommare, quindi 3 più 8, ho 11 paia di boots. 11 pair of boots. Operating system macOS, sto usando un Mac, altrimenti non sto usando un Mac. Operating system dov'è? Linux. Allora è I'm not using a Mac. Bene, posso definire i valori, posso rendere condizionamento, fare rendere condizionale gli elementi HTML. Andiamo avanti. Qui vediamo a quale step puoi fermarci, così. Cioè magari chiudiamo la live un po' prima, perché poi sennò vado a letto troppo tardi per domani, quindi ci siamo in pochi, poi riprenderemo ad esplorarlo, quello sicuro. Get ready style items, quindi aggiungiamo, cioè ci finiamo la nostra lista. Possiamo usare, vabbè, grazie, lo style, elemento style ovviamente può essere copiato, incollato, alla fine sempre HTML, quindi ho proprio tutta la struttura della pagina, nulla mi vieta di aggiungerci un foglio di stile che ovviamente mi mette il titolo in viola, come bello, come, però ci sta. Anzi, io l'avrei messo rosa, perché con la settimana di Barbie mettiamolo proprio, abbiamo un pink di quelli, no? Sì, ce l'abbiamo. Beh, mettiamo magenta, che ne so, color Barbie, e quindi va bene così. Va bene lo stesso. Allora, ok. E grazie. Controllo le 3 pagine. Di che colore è la pagina del home page? Questo deve essere nero, black. About page, il colore è purple. Blog page deve essere black.
The page with the biggest title text is, non mi ricordo, una di queste, about page. Dipende da chi ha l'H1, H2, H3. Ecco cosa è successo. Che è successo? Se non riesci a terminare quello che usualmente, usa il DevTools to inspect, ok. Aggiungi class name skill agli elementi generati, così li possiamo stilizzare, ok. Quindi io posso andare qui in astro e qui dove io sto restituendo lo skill ci scrivo che la classe è skill e dentro ci deve mettere la stringa che trova qui. Come lo vuoi stilizzare? Non le ho ancora stilizzate, però aggiungiamo sotto questa roba qui, color green, bold, colori strani, che scelte strane che fa di colori, ma contento lui, contenti tutti. Aggiungiamo questo e quindi adesso dovremo vederlo, questi tutti in verde. E cliccabili? No, non sono cliccabili. No, forse no, ci ho messo il link. Uè, Fabio, ciao. Sì, mi sto divertendo, sto proprio facendo il tutorial come davvero amatore, così proprio per la serie si parte proprio da zero, ma da meno uno anzi, quindi e così mi, perché l'ho usato ma non hanno consultato un grafico. Ah no, giustamente ci vuole un po' di, anch'io l'ho fatto al tempo, ma è fatto bene comunque, anche perché ti fa mettere un pezzettino di ogni cosa, quindi più o meno vedi tutto e poi alla fine chiaramente poi dopo customizzazioni si fanno. Però la versione 2.0 l'avevo usata per un upgrade, poi non l'avevo approfondita più di tanto e non mi ricordavo più niente, quindi ho detto buttiamoci un occhietto così come dire, vediamo. Quindi qui ha messo lo stile, quello l'abbiamo già aggiunto, ok. La tua variabile CSS, ah, quindi buttiamo nel rusco, come si dice, anche l'SCSS, no, questo forse è un po' troppo, anche perché qua c'è già troppa roba, c'è già troppo codice per i miei gusti, però per un, come dire, per una patch volante anche il fatto di poterlo usare in questo modo. Inside double curly braces. Ah, questo è una sintassi che non avevo mai visto, onestamente. Cioè, questo rende visibile la variabile all'interno di... Check your about page. Questo mi parrebbe un po' strano, forse... Vediamo se funziona. Sono blu, ma blu non si vede niente, mettiamoli red, così ho la, così sono sicuro che è quello. Ok, questa me la devo un attimo, capire un po' meglio, però immagino che poi ci sarà la, ok, perché infatti ci viene un elenco un po' infinito, non è proprio il massimo del, sicuramente qui preferirei altri approcci, però vabbè, ci può stare. Vabbè, questa è la stessa cosa, non la vado a implementare perché il concetto l'ho capito, anche se mi piace un po' meno. Ok, ok, quindi site wide styling, quindi immagino uno style sheet globale, SLC styles global CSS, quindi dobbiamo creare anche la cartella. Come mai domanda non la mette in, aspetta, dov'è? Sì, è lui, è questo, è questo. New folder styles e poi abbiamo, ok, global CSS, quindi new file global CSS proprio piano tranquillo, ok.
gli stili li copio, tanto questo non è che sia una novità. Ok, e fin qui, come diceva, ci siamo. Quindi qui possiamo fare una import tradizionale, vabbè, tanto è un sempre JavaScript, quindi non è che sia una novità. Quindi a questo punto, ok, l'ho centrato, si sì, è cambiato un po' ghigno, e quindi ok, questo non è stilizzato, questo sì, si vede che ha importato lo stile globale. Check the browser, poi vabbè, qui immagino anche che l'ha importato, ma è globale, ma non andrà importato in ogni pagina, poi ci sarà modo di fare il template. In your project apply global style to every page. Vabbè, questo lo faccio perché non le voglio vedere diverse, ma fondamentalmente direi che fine qui. Ci arrivo pure io che non sono una cima, e quindi ok, sono un po' di un sito veramente che un cazzotto in un occhio, come quando facevo le applicazioni di supervisione e i clienti dicevano: ma fammi un pulsante, fammi questo pulsante di colore. Poi ci pensavo un'ora, poi mi diceva ciano, e dico che vabbè, ho pensato un'ora per un colore che è veramente, cioè che ti abbaglia. Poi glielo mettevo, lo guardava, fa: ma è un pugno in un occhio, te l'ho detto. E quindi dai, io non c'ho gusto, ma a volte anche i clienti. Your about page is now styled, sì, è vero. Are style both styling method being applied? Direi yes, perché non vedo. Ci sono stili in conflitto e quali sono vengono applicati, quelli che vengono dopo. Adesso non vado a controllare quali sono in conflitto, ma penso che come Global CS Style Work Together, ovviamente i local style fanno l'override, vabbè, foglio a cascata, si chiama cascata, non per niente, quindi mi sono dimenticato una cosa assoluta, anche se forse un po' che di fare, che sono sempre dormito, e quindi lo shout out, no, come a Piero, la Piero diciamo, mi piacciono solo le caramelle, una tinta blu verde scura, no vabbè, tanto non deve essere bello. Devo fare lo shout out PI error, non so se è una battuta o è proprio il bot che va in errore sulle PI, o forse è un po' che non è in streaming, può darsi, e quindi non riesce a trovare, a recuperare l'ultima live. Vabbè, comunque seguite il canale, che tanto so che prima o poi tornerà in pompa magna, come si suol dire. I can add the global CSS style, sì, ok, questo ci devo un attimo poi ripassare, ma siamo i components. Sono un po' curioso di vedere dove andiamo. Navigation component con link to the page, footer, social media component, using the footer, interactive hamburger component to toggle the navigation on mobile. Vabbè, sarà tutta roba da copiare e incollare da questo punto di vista, però mi interessa, okay, capire lo reusable component, qual è il suo approccio. Quindi ok, SDC components, quindi in realtà è una nuova famiglia di file molto Angular, questa roba qui molto angularesca da questo punto di vista, cioè una struttura di progetto simile ad Angular con una sintassi simile a React. Strano, ok, components, quindi navigation, vado a fare il mio file navigation.astro, ok, quindi c'è il front matter e il link. Ah ok, il link, quindi finalmente iniziamo a fattorizzare un po', quindi qui c'è il front matter, qui ci sono i link. Mico, mi dà fastidio questo slash finale. Tra l'altro non ne mancava uno, non c'era anche blog, home, no, forse mi ricordo male io, qualcosa di...
L'ultimo stream di Fabio è 6 mesi fa, forse una segnalazione di errore, può darsi, infatti. Attendiamo con grande impazienza il ritorno. Ok, allora, dov'ero? Qui. Import use navigation. Ok, abbiamo fatto un componente, ma se devo importarlo in ogni pagina. Ok, no, allora in realtà il formatter ce l'ho, quindi mi interessa solo quello. Pages index, quindi qui vado ad aggiungere un po' come si fa con tutte le altre cose, quindi navigation sulla index, e a questo punto è un JSX proprio come, e qui ce l'avrò duplicato perché ovviamente mi farà vedere sulla index, sulla home, i link duplicati, perché immagino che poi questo andrà a sostituire questa roba qui, e quindi li avrò una volta sola perché sto importando il component. Non sono molto online su Twitch in questo momento, c'è stato il periodo ispiratore che mi ha ispirato, sono, dopo che sono stato ispirato, però ci sono dei corsi sul sito, quindi se andate a vedere, a sgrufolare sul sito di Fabio, visto che ci sono dei nuovi corsi, c'è roba Angular interessante, ho visto un paio di lezioni. Poi Angular mi inizia un po' a fare un po' prurito, c'è troppe cose, come dire, tante cose per tutti gli utilizzi, c'è uno strumento, gli observable, bisogna essere un pochino, cioè, è semplice ma potrebbe diventare, immaginavo, ma ci sta, è giustamente, fare formazione. E quindi, però sì, lì ci sono molte novità, e quindi se uno vuole un corso aggiornato, anche perché hanno aggiunto veramente un sacco di roba, quel framework sta diventando un mastodontico, non è banale, ma è fisso. Una volta che si imparano gli operatori e si entra nell'ottica, i vari subject, behavior subject, quindi occhio che non è proprio, sì, JSX like, sì, no, gli assomiglia ma non è proprio così, infatti mi ricordava più Razor, che è quello di .NET, piuttosto che, non più usare un click perché vengono convertiti in stringa. Ah, questo probabilmente ci incoccio dopo su queste cose qui, e non mi ricordo, l'ultima volta non avevo avuto bisogno di, sì, ho visto che se volevo avere JavaScript per JavaScript browser c'era un attimo da farglielo digerire bene, perché come se l'avevo proprio, ho proprio eliminato, da cancellato la memoria, perché ho dovuto imparare troppe altre cose, quindi ok, quindi mettiamo queste linee di codice dappertutto, nell'about e nel blog, però non so se lo faccio, ma perché sono pigro, ma non così pigro, però immagino che poi andremo a fattorizzare ulteriormente. Qui magari lo importa lui, check add import. Bravo Visual Studio Code, che fai un po' di, che sei un automa, che fai un po' di cose anche tu. Ok, così mi dai una mano. Dopo devo provare anche WebStorm, siccome è un po' particolare perché compila un HTML statico. Infatti quella è la cosa che mi intriga, perché comunque ho il sito dinamico con un push, per me è meglio che fare un insert sul database, quindi il blog, vorrei usare il buon vecchio vanilla, selezionare gli elementi con query selector oppure un'isola in React, è quello che sì, avevo visto nella prima pagina che ci sono tutte le feature, e nessun uomo è un'isola, ma in React c'è un'isola, quindi in Astro c'è l'isola. Ok, test acknowledge quando hai you can do this, quando hai più elementi, refactor per usare un componente. I componenti sono reusable, Astro Components, bot, ok, dicevo, come faccio a selezionare tutti e due? C'era la terza che mi sono un po' d'attenzione, quindi creare una nuova pagina when you include, direi questa, perché sì, cioè, se sono componenti fanno il pezzettino, altrimenti fanno
il resto. Riesco a fattorizzare, posso aggiungere componenti a un astro page. Social Media Future. È un sito senza JS, velocissimo, no, infatti è eccezionale. Footer Component direi che sarà più o meno come prima, quindi vado in Component, New File, Footer, Astro. E questo è il contenuto, nuovo, quello lì, c'è qualcosa di particolare. C'è un po' di interpolazione, la classica string con gli apici, i backtick. Come importarlo? Ok, vabbè, questo dai. Very, very, very easy, dentro ogni pagina, vado qui in fondo, gli metto il footer. L'import non lo voglio scrivere neanche io. Come no code action? Uy, come? Non mi fai una import di footer? Import footer from... footer. Si vede che prima lo ha visto nell'altra pagina e quindi si è degnato e dopo, oppure ci voleva un attimo perché stava compilando qualcosa, forse l'ho fatto un po' troppo repentinamente, ancora il componente non c'era, quindi ok. Quindi a questo punto qua abbiamo Project on GitHub with Astro, About. Qui c'è il footer. Qui. Ma fammi fare un footer con okay. Che stai a combinare? Finito di raddoppiarmi tutte le cose che non voglio raddoppiare. Nel blog ci manca, ok, glielo vado ad aggiungere, o forse non l'ho salvato, no, non l'ho salvato, è quello il problema. Quindi adesso c'è un po' dappertutto, home, about, c'è anche la riga, così lo distinguo abbastanza bene. Bene, dimmi di più, customize your footer to display social network, username, no, ho capito la solfa e quindi il tuo file... index deve assomigliare a questo più o meno. Navigation, page title e footer, in realtà poi c'è dentro tante altre, beh no, più o meno è questo. Ah ok, voleva il page title anche qui però non gliel'ho messo, ok, fa lo stesso. Page title on page, fa lo stesso. Social media component, social astro, ok, vabbè, fa anche questo, ma alla fine immagino che poi è la stessa solfa, quindi copio e incollo. Astro props, astro props, ok, qui c'è qualcosa di più, il passaggio delle proprietà direi. Quindi importiamo questo nel footer, quindi componente che usa componente. Quindi lo andiamo a importare e poi mettiamo le istanze del componente con passaggio di parametri. In questo caso dove l'ha buttato? Qui sotto il paragrafo. Ok. Quindi c'è la parte, dov'è? Social, qui. Qui fa, direi, destructuring o cos'è, lo spread va a tirar fuori da qui, da questo oggetto, le proprietà e le mette in due variabili e qui le stampa. E qui nel footer le passa platform username come valore, quindi compone l'oggetto, astro props è l'oggetto con le proprietà, le toglie. Quindi qui avrei potuto scrivere così oppure mettere props platform props username, vabbè, così è anche più bellino perché abbiamo il supporto dello script, almeno gli facciamo tirare, sì, destructuring. L'ho detto per primo, poi non ero sicuro, li ho detti tutti così ero sicuro di trovare quello giusto. Il destructuring. Lo spread è quello con i puntini, è quello che prende le proprietà e le spalma dentro
Mentre il rest è quello che fa il contrario, mi sembra, che mi scordo sempre i termini, poi a volte li uso perché sono veramente fondamentali, non ci sarebbe modo di fare in altro modo perché sono molto... Altre volte diciamo che la sintassi non è che sia proprio il massimo della leggibilità, ma poi anche la memoria fa veramente... Customize, social, ah ok, c'è lo stile qui sotto, così. Beh, vabbè, sì, tanto poi quando viene attivato nel browser, però non è proprio una pagina, come dire, formata un po' stile astro, quindi questa. E anche nel footer c'è il suo style, ok. Un po' lo mette prima, un po' lo mette dopo. Diciamo che qui mi aspetto poi dopo un mega refactoring, a meno che non ci sia qualche differenza. No. Ha dato questo stile molto very alternative. Check your browser e updated footer, sì. Che linea di codice hai bisogno per scrivere un altro component, ricevere i valori di titolo, author e date, as props, questa qui. Ah no, aspetta, to receive, allora receive è questa, per passarli, ok, how do you pass values è questa qui, ovviamente. Checklist, posso creare altro component, posso importare altro component, posso passare le proprietà. I'm an astro developer, quindi build it yourself, leader, quindi try yourself, fai un leader component con un nav element, quindi nel navigation si aspetta che io ci metta anche i link obj1, obj2, fa il merge della proprietà dei vari oggetti. Ah, è vero, si può mettere più di resta, ti metti un array le proprietà che rimangono. Ah sì, è vero che fa quel... Da prendere domani vado a fare formazione JavaScript, cioè la tengo, però è vanilla perché è uno SCADA che usa dietro le quinte JavaScript come linguaggio e quindi... c'ha da divertirsi a spiegare le promise e quindi... perché dietro ho visto che usa anche quello e quindi devo recuperare un po' di materiale. Allora, quindi mi dice file leader component, ok, quindi facciamo leader.astro e ci mettiamo il front close component. Ah, c'è proprio create script block. Oh, perfetto, lo fa da solo. E cosa ci vado a copiare dentro, però non so cosa ci vuole mettere, penso l'H1 che contiene navigation component, make the navigation component responsive, no, create header for your site. Allora, quindi ci mettiamo dentro my astro site, welcome to my astro blog e navigation, quindi questo è l'header. E ci mettiamo dentro anche navigation, bravo, che c'è, non era sintatticamente corretto, cerca il, vabbè, ho capito che come al solito devo, quindi questo lo tolgo da qui, lo metto in realtà no, dov'è, non navigation, nel leader lo metto qui e poi in realtà vado a importare qui leader, import header from header.astro header. Aiuto. Header footer non c'è
nient'altro, sarà un po' scarno, ma nel leader ci abbiamo la navigation, ok, quindi dovrebbe, vabbè, è venuta sotto, ma se vuoi ti passo un mini corso JS che ho fatto dove spiego queste cosette propedeutiche, corsi Angular, React, dicevi quello di prima, le cose di prima. Sì, di solito le test, c'è cioè il sito anche di Babel che ha una bella playground con tutte le spread delle rare, ma il più è tenermeli in mente. devo fare quelle, devo esercitare la memoria, perché tra C Sharp, Delphi, Python, JavaScript mi esplode, SQL, MongoDB oggi, cioè, che ci sta poi, come dire, avere più linguaggi, quando li usi tutta a rotazione non si capisce più, metto i doppi apici dove ce ne vorrebbe uno singolo, è un disastro, non si capisce più una mano. Allora, ok, vabbè, andiamo a vedere lui cosa voleva fare. Ci ha messo il nav attorno come ma scusa, allora mettilo nel navigation il nav, però forse vuol fare qualcos'altro, quindi va bene, facciamo il nav. Qui non funziona la Emmet. Bah, c'è qualcosa di strano. Non è che non ho chiuso qualcosa da qualche parte, eh? Però funziona leader, quindi mi sembra che l'editor abbia un comportamento strano, quindi però nav c'è tutto, quindi boh. Vabbè, on each page replace con either, ok, questa è anche abbastanza scontata, like either and nav links, ok, adesso responsive styles, vabbè, la parte responsive non è che poi mi vision for all, basta che non ti inventi anche tu un nuovo linguaggio. Sì, io voglio fare un dialetto reggiano che fa fa le funzioni come Machiavelli, no, non si chiama Machiavelli, aspetta, come si chiama quello super Monicelli, è giustamente il regista, quello con la super cazzola di Amici miei, oppure SQL, come si chiama, SQL Mafia, una cosa del genere, che ci sono i siti Monicelli Language, e su GitHub c'è un compilatore fatto in C per il linguaggio Monicelli, che praticamente ha una sintassi tutta sua, cioè il super cazzo dal quadrato crea la funzione, qui ci sono Cofandina, c'è la versione 2.x, nuova release, codename Cofandina, e quindi cioè, ad esempio, dov'è il tutorial, come si usa, get started real quick, l'entry point, il main, lei ha claxonato, quindi con questo sì, Gomorra, è vero, SQL Gomorra, anche quello è bellissimo, una roba, lei ha claxonato, e quindi vaffan zoom expression per restituire il valore, se non restituisci nulla solo va fan zoom e basta, e quindi più o meno maggiore di binary shift e con lo scappellamento a direction sinistra o destra per bit, quindi Antani con scappellamento sinistra per 2 fa lo shift, è una roba. Poi c'è sì, SQL Gomorra che sostituiva tipo l'asterisco con SQL made guaglio, che usava tutte quelle che nostre, qualcosa del genere, e quindi Gomorra SQL, ripigliamo tutto quello che era nostro, ti tira fuori tutti i campi. C'era che c'è gente che vorrebbe avere il tempo libero, ma questi sono i progetti che poi ti... come cancellare, facciamo una strage mezz a table name, a raw condition, quindi facciamo una strage mezz a user, delete all user data, a user a raw name non è nessun e delete true, è che sembra quasi autentico, quindi mamma mia, cioè pensa a te come si divertono
Goppa User Kist Pinco Pallo. Poi c'è l'equivalente Select, ripigliamo, Update Rifacim, Insert un Zip into un Goppa. Pesce. Asterisco tutto quello che... Beh, non è molto, diciamo, sintetico da questo punto di vista. Però... Nishun è nulla. AQC uguale. Yam bello ya, la commit. Rollback sfaccim. Cioè, veramente... Fanno anche trading, attenzione. Training, cioè... E spiegano anche il linguaggio. Beh, sono convinto che se uno spiegasse questo almeno capirebbero in un microsecondo con in un corso. Allora, ok, vuoi fare link? Ma io non ho molta voglia di fare link responsive con, perché fondamentalmente, ok, si aggiungono gli stili, si aggiunge questa roba qui, però non è che, cioè, stiamo solo cambiando lo stile, però non è che stiamo usando un nuovo elemento. First script the browser, ok, che poi abbiamo quasi finito. Hamburger component, vabbè, io ci scriverò qualcos'altro, c'è lo style. Script tag, ah sì, questo quindi diventa uno script proprio della serie così com'è, quindi nel menu, quindi posso fare in src scripts vanilla JavaScript proprio scripts, ok, menu. Beh, qui adesso faccio un test JS, così console log, ciao, mi dico debug dei poveri. E questo lui lo vorrebbe includere nel, ah, proprio un import così secco, così nel dentro lo script, quindi dovrebbe stare, vabbè, però sta importando proprio il file come testo, mi viene da dire, in questo modo, o no? Ma adesso provo a capire cosa combina. Non si chiama così, si chiama test. Vediamo se è scritto ciao nella console. Ciao. Filosofia di vite. Allora, ciao lo scrive, quindi lo esegue. Però in realtà secondo me ha fatto proprio un include secca, cioè ha messo... Fammi vedere dove sei. Dov'è quello scriptino che non lo vedo? Script... module script footer, non lo vedo, aspetta, però siamo nella parte giusta. Ah, forse è inglobato qua dentro, ah, aggiunge anche delle altre cose, quindi fa un po' di... No, forse questo è il template che ho incollato, non lo so, ho fatto qualcosa del sulla index. Però vedo che ha rimaneggiato proprio tutto, allora probabilmente sarà qui dentro. Il mio console log, ciao, no, dove diavolo è andato? Vite client, quindi questa è un'altra cosa. Meno che non sia qui dentro, ma non credo. Aiuto. Dove l'ha messo? Come ha fatto? Test.js? No, c'è il file, quindi... view page... Ah, beh, lì però mi interpreta... Grazie. Vedi che non c'è importato il... Se nella root giusta, sì, direi di sì. Però boh, dove l'ha incorporato questo script che non vedo qui dentro, non l'ho trovato. Però ci sono questi script, no, social astro, deve essere per forza qui.
Com'è qui dentro? Console. No, qui non c'è. Ma qui abbiamo aggiornato, no? Curioso, forse devi ricaricare, no, ma aggiorna da solo, però per sicurezza ho refreshato, quindi client environment, forse qua c'è un test JS, no, console log, c'è quello di vite. Ah, questo mi incuriosisce. Importarlo importa perché lo esegue, quindi sarei curioso di vedere come compone la pagina finale nel sarà in uno di questi oppure. Ah, eccolo qua. Ovviamente questo. Test.js. Ha fatto proprio, l'ha encodato e l'ha ficcato proprio qui dentro. Dove l'avevi messo lo script? Sotto scripts, test.js, e poi l'ho importato così. Quindi lo esegue come script client, però finisce importato, cioè mappato, incluso esattamente così. Con data application JSON, probabilmente questo sarà il sarà lui, immagino. Ma però sì, magari la build finale, esatto, magari facendo, cioè, una build i file me li crea un pochino più astro build. Qui si è incazzato anche un po' di volte che non l'ho visto. Run. No, npm run, qui si chiama build, sì, build. Sono leggermente inclinato e mi sono sbaglio tutte le, che dovrebbe fare una cartella con tutto il suo build. Vediamo se ci mette qualcosa di più semplice, ma giusto per vedere che cosa combina, magari quello per debug ci sta. Astro, post 1, post 2, post 3. Avrà fatto una cartella, dov'è? Sotto public dist index. Beh, comunque gli assomiglia. Ha messo qua dentro, ha tirato dentro proprio l'istruzione di brutto. Quindi, diciamo che questo dovrei un attimo guardarlo. Quindi, npm start per vedere. Sì, è diverso, però sì, perché gli ho disabilitato TypeScript, ma lui dice beh, tanto lo supporto, ti supporto anche TypeScript, lo supporto e basta, e quindi non rompere, mi ha scritto, e quindi ho detto va bene, allora accettiamolo. Sì, diciamo che comunque non è proprio il suo in un certo senso. Poi qui non c'è scritto tutto, cioè non è la documentazione, quindi magari andando dentro a vedere Windows Auto written in Compact Formatter, Astro never run JavaScript, no, è build time per generare la pagina, can send that to the browser per client side interactivity, client JavaScript when it is written non imported in script text, ok, quindi ci sarebbe un po' da testare, però qui mancano dei pezzettini, mi manda già nella unit 4, come mai? Vabbè, è quello di questa pagina questo, quindi ok, così mi posso fermare perché i layout sono un discorso un po' più lunghino. Sono le 11:30 e quindi ha due sistemi di build differenti. Sì, infatti ha fatto una versione leggermente diversa, però era, vabbè, che al momento, ecco, qui c'è gli slot, quindi c'è anche un po' di view, c'è un po' di
che in più ci sono gli slot, e quindi io poi Triangular Reactive View non riuscirò mai a sceglierne uno in via definitiva, perché mi piacciono tutti e tre, ognuno per un motivo diverso. Uno è semplice, uno è bellino, l'altro è un po' più, cioè è molto, come dire, ti dà molto supporto perché ha tutto il suo ecosistema, ma ti ingabbia anche un po', c'è sempre un po' di, ci sono sempre talmente vantaggi e svantaggi in tutti che decidere quale fare mi lascia. Strano che il gatto non sia ancora venuto a reclamare la ciccia. Sta dormendo di brutto. Di solito però chiamandolo accorre perché dice chi è che mi dà da mangiare. Ok, dai, adesso prossimo giro, tanto poi non è che manchi più di tanto, ci sono i layout, però magari mi trovo qualcosa di un po' più di carino da costruire, ma vedo che adesso valuto, perché adesso c'è agosto, tutti in vacanza e quindi ci sarà c'è un po' di cose da dovermi studiare, quindi divento un po' di gomma, vedrò se riesco a fare delle live, perché ci sono un po' di impegni nonostante sia agosto, ma le mie ferie me le sono già fatte, me le sono già bruciate, quindi sono fregato. Torno un attimo qui, ok, così poi lasciamo, sono tutti veramente in vacanza. E mi dà degli utenti, secondo me sono tutti bot, sono tutti non capisco questi utenti collegati che cosa fanno, c'è tutti nomi strani, quindi sono bot ma non fanno mai nulla e non è strano, ma vabbè. Se non sai chi raidare, ci sta Pan Spinning Kids. Cosa sta facendo C++? Adesso vado a curiosare subito, perché prima guardo se ci sono dei developer, come dire. No, ho sbagliato a cliccare, e quindi arriverà un giorno che saremo anche noi bot, ma magari se si fa meno fatica, guarda. E quindi dicevo, io rado più, faccio rado più volentieri developers. Steve Ballmer è sempre in sulla cresta. Allora, fammi vedere chi c'è. Se vi risparmio il tocca, l'altra volta avevamo fatto. Ma perché vai sul mio canale? Che non voglio vedere me stesso, quindi. Ma live come si vede bene. Panning che sta facendo? Zig for embedded from scratch. Ma anche se interessante come. Vedo che altri sviluppano, non lo fa nessun altro, quindi direi che il coding, almeno non in italiano, poi qualcuno che sviluppa c'è già, e poi una volta ho trovato un mio omologo francese che sviluppava in Delphi, quindi ciao Fabio, grazie per i tips, che così io vi rinfresco della memoria, che ci sta sempre, ci vuole, quindi se no non. Ho anche gli occhiali storti, ho visto. Grazie per il passaggio e per il support, poi ci vedrai, si spera, in uno dei prossimi eventi. Io ho mandato una proposta di talk a CodeMotion, ma non lo accetteranno mai, ma ci provo sempre, quindi. Parla inglese ma italiano, quello di poi MicroZig. Ok, però se in realtà vedo dei programmatori, canale italiano ci sono solo io, per forza a quest'ora di luglio, ma chi è che si mette a fare ciao chi è che si mette a fare sta roba, a fare delle robe del genere, quindi. Però non mi sembra che l'abbiamo mai raidato, sì, forse sì, adesso vado a vedere MicroZig come è scritto. Ci sarà il GodMotion con un quiz talk particolare, lo so, infatti ho visto il programma, ho visto un po' di
un po' di cose, beh, è giusto così, perché poi alla fine io non lo trovo questo micro dig, ma siamo sicuri che... O parlavi di Pan Spinning Kids, che lui l'avevo già raidato, sì, mi ricordo che era italiano, infatti poi in inglese si parlava in inglese, poi ah, ma sei italiano, ah, ma sei italiano, quindi vabbè, dai, proviamo a impostare il ride, così pochi ma buoni, facciamo un ride in due, ma tanto si sta divertendo, e quindi ok. Grazie di nuovo a chi è passato, che se n'è andato, chi è rimasto, chi ha salutato, e così come sempre fa molto piacere avervi ospiti, e direi alla prossima, vedo la prossima settimana se... ho capito dopo, ma ci vuole un po', cosa vuoi, è venerdì, non ancora ma quasi, quindi sono già messo male, quindi figuriamoci domani sera come arrivo, quindi è la fine. Vabbè, quindi seguite eventualmente su Telegram per gli aggiornamenti. Adesso metto come al solito il canalino, così metto solo proprio gli aggiornamenti delle live, quindi non ci sono rotture di balle, pubblicità, altre cose, quindi serve proprio solo per quello, perché almeno è official, e quindi c'è, perché i social a volte uno segue l'uno, segue l'altro, lì invece c'è praticamente tutto. Quindi grazie di nuovo. Buonanotte, rimanete per il ride, così adesso lo preparo, così andiamo a vedere che sta programmando il buon Pan, così a breve diventa già familiare, e direi alla prossima. Ciao a tutti e alla prossima, ciao ciao. Vado di ride e vado di ending.